Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Finalmente torno a condividere con voi delle belle notizie. Infatti ho aspettato un pochettino perché tra il richiamo del mare, il richiamo dell'estate, i gelati ragazzi, il caldo, non è che avevo tanta fantasia, devo dire la verità, di mettermi davanti all'obiettivo. Ero più interessato ad andare a gustarmi, come a tutti, ovviamente, le onde del mare, la brezza marina, insomma, per rilassarsi un poco. Però c'è una notizia che mi ha veramente molto interessato, è quella di Endor, l'azienda titolare appunto del marchio Fanatec, che tutti voi conoscete benissimo, produttore di hardware dedicato al sim racing, che aveva dichiarato nelle settimane scorse problema finanziario, quindi di insolvenza. Se volete saperne di più in merito a questa vicenda, vi invito a guardare il video di Tony Perrone, il mio amico di Sim Racing Underground, che ha fatto proprio una disamina eccellente di quella che era la situazione e i potenziali risvolti che avrebbe potuto avere questa vicenda. Insomma, ci ritroviamo con un altro vortice finanziario, un po' come era successo con Motorsport Games, che poi alla fine, insomma, si è più o meno risolto, speriamo. Ma arriva adesso un'ottima notizia, e a quanto sembra, da quello che dichiara Endor, ci sarebbero ben 30 investitori potenziali interessati all'acquisto appunto dell'azienda. Questo non solo toglierebbe l'insolvibilità appunto di Endor, ma porterebbe linfa nuova finanziaria, ovviamente se uno compra per investire e fare bene, ragazzi, no? Quindi linfa nuova a tutto il settore produttivo per quanto riguarda appunto Fanatec. I soldi, ragazzi, un'azienda portano innovazione, portano voglia di fare bene, di portare novità, proprio per portare per far fruttare questo investimento. Quindi è un'ottima notizia, e io volevo tornare a fare i video, ragazzi, proprio con una bella notizia, perché queste sono belle notizie, perché Fanatec ormai è un marchio storico, e che se con il nuovo investitore riescono a sistemare il reparto assistenza, veramente sarebbe qualcosa di molto bello. Quindi ragazzi, niente, come al solito, se il video vi è piaciuto, pollice in su, ditemi che cosa ne pensate di questa storia qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!